Scemato. Brava in fondo, sì, anche sì, sulla doppia, sì, che porta la curva dove ha sbagliato poi ieri Brignone, oggi non è più l'ultima chiaramente, è la quintultima, vediamo Marta Bassino, ieri quinta, super, oggi con un pettorale migliore potrebbe anche superarsi, l'aspettiamo soprattutto nelle parti più tecniche, però ieri è stata brava pure nella zona pianeggiante, bisogna dire, segno che sì, il pacchetto materiale adesso funziona bene, coraggio Marta. Ha fatto un errorino lì nel tobogan, ma altrimenti molto bene, già il 37 centesimi va molto bassa, ma perché anche aveva una buona velocità, sta muovendo molto bene Bassino, perde anche lei un po' di quota, ma riesce invece a rimanere alta qua nella Bosse du Président e quindi prende una buona velocità a arrivare a questo salto. Sembra molto veloce Marta, è ovvio che non può essere perfetta, ma è velocissima, lo vedete, 8 decimi di vantaggio a lei Marta. Bella convinta, wow, anche questa curva l'ha fatta molto molto bene, è riuscita a farla in un'unica soluzione, ma ieri è stata molto brava, è riuscita a sfruttare bene il materiale. Bravissima, perde solamente un centesimo, va benissimo così, poi quando si accende un click per Marta sì, è dura per tutte le altre. Si sta bella chiusa qua, nessun problema per l'atleta, bisogna anche sfruttare il numero di partenza. Bene, anche qua molto alta, ha lasciato qualcosa, questa la deve fare benissimo. Sì, bene, stringila, ok. Sì, buona, buona, anche la velocità è alta per questa parte finale, guadagna 65 centesimi, wow, forza Marta! Grandissima, una delle migliori discese libere in carriera di Marta Bassino, comunque vada, vediamo il tempo finale, oh, 1,80 di vantaggio, grandissima Marta Bassino, bentornata in Coppa del Mondo, comunque vada, questa è una super prova.